Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi commentiamo Ravenna Samp 2-0 e godo come un porco, raga, cioè 0-2, scusate. E devo dire una bella Samp, mamma mia, Frediani is on fire, ragazzi. Il bicio Frediani, il bicio, il serpente colpisce, doppietta. E sono 3 gol per il Fredio, grande Fredio. E io ho 3.000 nomi per Frediani, ragazzi, il Fredio, il bicio che gliel'ha dato, mi sa, il mister, non lo so. Vabbè, comunque sia, migliore in campo. Tanta roba, bella Samp. E devo dire, siamo stati perfetti in difesa. Abbiamo concesso un'occasione, un tiro pericolosissimo a inizio partita. Micheli salva sulla linea e poi non ci hanno capito più un cazzo. Non ci hanno capito più niente quelli. Quelli sono i team tilt dopo l'1-0. Sono i team tilt. L'unico problema, che ripeto ogni post partita, è che non sfruttiamo bene le occasioni, ragazzi. Sta squadra fa i buci per terra, fa solo che poi sbagliamo davanti alla porta. Non sfruttiamo bene le occasioni, bisogna sfasciare le reti, cazzo, dobbiamo distruggere tutto. E allora io vi dico, preferisco un tiro potente in porta che viene parato piuttosto che un tiro che va fuori. Dobbiamo migliorare su sta cosa, secondo me, e lo continuo a ribadire. E niente, poi vorrei un attimo anche parlare del fatto che comunque sia non sono entrate sugli spalti le due tifoserie, cioè i due gruppi ultra della Samp e del Ravenna, perché ragazzi, veramente, per fare le storie, per le striscioni e per le bandiere, veramente mi sembra molto eccessivo. Sì, ovviamente lo hanno fatto per motivi di sicurezza, tutte queste cose qua. Io vi dico, finché uno striscione non è razzista, non sono insulti e tutte queste cose qua, e non li fanno entrare, è un conto e va bene. Però non fa entrare le pezzette con scritto Samp, Ultras Samp, che ne so, Banda Raya, tutto quello che vi pare. Che è queste cose? Che è queste storie? Poi non fa entrare una bandiera. Ma stiamo a scherzare? Cioè, su. A me sembra eccessivo. Poi, cioè, da quest'anno, quando hanno cominciato a mettere questa cosa, che io sinceramente non capisco, e stanno esagerando parecchio. E speriamo che almeno il prossimo anno questa cosa la cambiano, anche se dubito, ma dubito tanto. Quindi alla fine sono entrati pochi tifosi della Samp e pochi tifosi del Ravenna. Infatti mi stavo a chiedere quando iniziava la partita, come cazzo è che ci sta tutto sto silenzio? Però mi è arrivato un messaggio da parte di un ragazzo che me l'ha detto, e io già comunque avevo immaginato, perché il Ravenna già aveva fatto protesta per sta cosa. E niente, questo è. Comunque sia, bisogna anche rispettare chi si è fatto tutti quei chilometri e poi neanche entrato allo stadio per protesta, che secondo me alla fine è anche giusto. Poi vorrei anche un attimo parlare del post partita che hanno fatto in conferenza stampa, ragazzi, perché veramente certe domande, certi giornalisti non si possono più sentire. Cioè, delle domande assurde. Montero che poi manco, non so come neanche si è incazzato, ma gli ha risposto proprio con un tono top, cioè il miglior tono che potevo usare, molto diplomatico, però allo stesso tempo, nel senso, cazzi domande sti fa, cioè tipo ma perché la gente non va a vedere gli allenamenti della Samp? Perché la Samp li vieta ste cose? La gente lavora, ma ragazzi, c'è certe domande che veramente io non ci stavo a capire. Non mi sono visto tutti gli 11 minuti di intervista che hanno fatto, poi che hanno pubblicato su YouTube, sul canale della Samp. Cioè, che poi dopo Montero è intelligente, perché ha detto loro mi cercano di fare domande a trabocchetto, E su, non cominciamo, siamo alla settima giornata, ve lo chiedo per favore, non cominciate a fare i macelli dell'anno scorso, che poi uno vedeva dire basta, poi dopo arrivano le minacce, poi dopo sta Federico non mi fa entrare in sala stampa, quindi per favore, fateli bravi, per favore, non cominciamo a distruggere tutto l'ambiente, che abbiamo una squadra che gioca bene.
che comunque sia dal massimo. E abbiamo una tifoseria che va in trasferta. Siamo fatti due sold out, 200 persone per Ravenna. Il tifo c'è, l'impegno non manca, il supporto non manca. Poi arrivate voi che dovete rompere le palle e dovete ogni volta stare a punzecchia, a punzecchia, a punzecchia. Poi una certa pure Fedeli si è incazzato, ha detto no, oggi ci godiamo la vittoria e basta, anche se abbiamo sprecato un po' di occasioni, comunque se godiamoci la vittoria, perché di sufficienza, io ho sentito le domande sulla sufficienza, perché abbiamo sottovalutato il Ravenna. Ma che partita siete visto? Ma che partita siamo visto? Il Ravenna è uscito dal campo e c'aveva un culo così, c'aveva, li siamo porrati in tutto e per tutto. Cioè, io non so veramente che. O lo fate apposta, oppure tifate un'altra squadra, cioè non lo so. Andate a fare i giornalisti di un'altra cosa. Se volete fare i giornalisti per parlare della Samba, parlate delle cose che vedono tutti e che dovreste vedere anche voi, però non so se la guardate la partita oppure no. E dite le cose come stanno, perché se la Samba ha giocato bene, atteggiamenti di sufficienza, io ieri non ho visto neanche uno. Toh, per dirvi, la sufficienza, possiamo parlare di sufficienza quando proprio sottovalutiamo l'avversario come l'anno passato, no? Che proprio è Verona, di là, scarsi, possiamo pareggiare. Cioè, io non so veramente perché dovete fare così, perché non vi capisco, cioè, mo voi aspettate soltanto che Fede non vi fa più entrare in sala stampa, poi lì siamo felici noi tifosi che dobbiamo sempre stare ad ascoltare le vostre domande, poi è felice pure Fedeli che non vi deve stare ad ascoltare, pure Montero la stessa cosa, tutto il resto, giocatori e quant'altro. Quindi vedrete di fare bene il vostro mestiere, perché sennò veramente non ci andate. Non ci andate, non ci andate, perché voi siete ormai San Benedetto, siete già cominciata la settima giornata, eh. Questo è il mio pensiero, poi se qualcuno la pensa diversamente scriva qua sotto nei commenti, perché veramente io mi sono stufato, perché già l'anno scorso è quello che è stato, ma pure quest'anno no, 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 no. Mo vediamo che succede. Adesso passiamo un attimo alle pagelle. Allora, l'ultima volta mi sono dimenticato di mettere le carte, ragazzi, perdonatemi, e oggi ve le metto, poi dopo devo rifare le carte con le oro normali, con la versione di FIFA 20, quindi poi ve le rimetto appena a posto, ma per il momento vi lascio queste del 19 e due carte speciali che sono per Santurro e Frediani, che sono di FIFA 20. Comunque sì, allora partiamo da Santurro, gli do un bel 7 e gli ho fatto la carta in forno perché ha giocato veramente veramente bene, ha fatto le parate top, una ci ha salvato il risultato e ci ha fatto evitare di prendere il gol nei primi minuti. Micheli poi ha salvato pure un pallone sulla linea, merito anche lui. E però Santurro a sto giro l'ho visto molto più sicuro rispetto a mercoledì col Modena. Sulle uscite sicuro, le parate non ha sbagliato nulla. Quando poteva giocare pallone lo gioca tranquillamente senza commettere tanti troppi errori, quindi un bel 7. E poi clean sheet, top. Quindi carta in forno per Santurro, che la trovate di qua in realtà, perché io faccio sempre di qua, poi sempre di là. Però ok, e quindi 7, carta in forma, ottima, 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 ottima. In difesa siamo stati precisissimi. Poi passiamo a destra, Rapisarda 6,5, il capitano lo conosciamo, fa il suo, non ha sbagliato nulla, ha fatto quello che doveva fare, lancetti lunghi, che poi se non sbaglio l'azione del primo gol la dovrebbe aver fatta ripartire lui, poi non mi ricordo bene, però comunque sì, ha fatto una buona partita, sovrapposizioni, smistava palla, 6 e mezzo più che pulito. Poi passiamo ai difensori centrali, Miceli 7 e mezzo, pure a sto giro un muro, non si valica Miceli, ha salvato un gol sulla linea, precisissimo Miceli, quindi 7 e mezzo. Poi Carillo senza voto, ragazzi, perché è entrato in partita al primo minuto e poi dopo al settimo è uscito per un problema muscolare, ancora non si sa di cosa. Ieri ho sentito sull'intervista che si è indurito il quadricipite, però poi sicuramente verrà comunicato il tempo per quando dovrà sta fermo e tutte queste cose qua, quindi da senza voto. A sinistra Gemignani 7. Gemignani, mamma mia, raga, io vi dico, mi fa impazzire, quest'anno mi fa impazzire veramente, cioè non so come sta facendo in 7 partite, è rimasto sempre costante, ha sbagliato veramente pochissimo,
E poi c'è ritmi altissimi, ragazzi, va in attacco, ritorna in difesa, recupera il pallone, poi va avanti, indietro. Veramente devo fargli i complimenti perché, come vi dico sempre, l'ho criticato tanto l'anno scorso e quest'anno mi sta piacendo tantissimo. E poi Angiulli al centrocampo, gli metto 6 e mezzo, ha fatto la sua partita e lo conosciamo ormai, ragazzi, è il lancetto tattico, lo fa sempre, in difesa non si risparmia mai. Ha fatto la sua partita. Poi a sinistra, mezzala sinistra, ormai è diventata una mezzala questo ragazzo, Marco Frediani, e il bicio, e 8, 8, 8 meritato, ragazzi, doppietta, si è fatto cogliere preparato, ha fatto due tiri e due gol praticamente, se non tre tiri, vabbè, comunque sia, due tiri nello specchio, due gol, e bella l'azione che ha portato al primo gol di Frediani. Di Massimo allarga per Volpicelli, doppio passo, finta, ma non mi ricordo, cross in mezzo, Rocchi tira in porta, il portiere la para, poi sulla ribattuta Frediani, ce l'ha appiccicato il portiere, ce l'ha appiccicato, ha fatto un buco così sulla rete, e ovviamente in senso retorico, e ha fatto un bel gol, poi sul secondo Di Massimo ha fatto un bel tiro, respinta del portiere, e poi un'altra volta, pum, di sinistro. Di controbalzo, non devo dire controbalzo perché è sbagliato. E ha fatto un bel gol. Ha sfasciato la porta pure lì. Kylian Mbappé, Marco Frediani, mamma mia, che forte. Poi a destra, cioè mezzala destra, Rocchi 6 e mezzo. Anche lui ha giocato molto bene. Mi è dispiaciuto che, raga, in queste ultime due partite poteva fare gol, anzi, ne poteva fare pure 2-3. E purtroppo non è riuscito a segnare. Mi piange il cuore perché sto ragazzo se lo merita. Sta giocando veramente molto bene. Poi, raga, quando fa gli inserimenti, che proprio penetra la difesa avversaria, mi fa godere con una cosa finta. Veramente troppo, troppo bravo negli inserimenti, Rocchi. Quindi gli do 6 e mezzo. Poi passiamo all'attacco. Alla destra, Volpicelli 7. Ha fatto una bella partita. Ha messo il cross in mezzo per Rocchi, che poi, vabbè, è stato parato. E poi sulla respinta Frediani si è appunto avventato sul pallone, ha fatto un golasso. E però Volpicelli è partito dal primo minuto, dopo, diciamo, tutto quel caos che si era creato mercoledì, si è rifatto alla perfezione. Sull'uno contro uno difficilmente ha sbagliato e ha fatto una bella gara, una certa, si è mangiato tre avversari con una finta sola, è andato al cross, poi vabbè, Cernigoi era andato di tacco, però forse era meglio se faceva un tiro, lo lasciava dietro per Di Massimo. Però comunque sia, Volpicelli ha fatto una prestazione valida e ha sostituito Orlando, che poi è rimasto qui a San Benedetto per un problema muscolare. E però Volpicelli ha giocato molto molto bene. Poi alla sinistra Di Massimo 7 anche per lui, ormai raga, veramente, anche lui ha preso il ritmo come Gimignani e come tutto il resto della squadra, va avanti e dietro, torna in difesa, recupera palloni. E forse l'unico errore che ha fatto è quel passaggio che ha fatto in mezzo al campo, che poi ci sta per far prendere gol e poi Santurro ha risposto alla grande, che ha fatto una bella parata, però per il resto ha fatto una bella partita. Sicuramente se subivamo il gol gli abbassava il voto, però siccome non l'abbiamo subito gli metto 7 in attacco, veramente devastante. Poi stava pure per andare in gol, poi si è ribattuto, si è appunto avventato Frediani, che ha fatto il 2-0. Comunque si sta crescendo tanto come ragazzo e come giocatore, veramente veramente devastante. Io spero che riesca a fare molti più gol, perché a Modena ne poteva fare 3. Colfano pure ne poteva fare un altro. Oggi pure, cioè ieri pure. E veramente spero riesca a fare tanti tanti gol quest'anno, perché se lo merita effettivamente. Quindi di massimo 7. Poi punta centrale Cernigoi pure sto giro, raga, non lo riuscivano a tenere, cioè è una cosa finta Cernigoi. A una certa stava in mezzo a 4, è riuscito a tenere il pallone a terra, l'ha stoppato, poi gli hanno fatto fallo. Cioè veramente incontenibile, è incontenibile, non si riesce a tenere, raga. È veloce, nonostante alto una cifra ed è porco due possente come non si sa cosa,
Ma raga, non si tiene veramente, 6,5 più che meritato e io non so veramente quanto cazzo sia forte, io spero che pure lui faccia molti più gol e tanta tanta roba, Bomber Cernigol. Poi passiamo ai subentrati che sono entrati, allora Di Pasquale, Gelonesi, Trillò e Piredda. Allora, partiamo da Di Pasquale che al settimo minuto ha sostituito Carillo, gli do 7. Pulito sulle chiusure, bella partita precisa, quando ci stava la spazza spazzava, quando doveva giocare palla la giocava tranquillamente, però di chiusure non ne ha sbagliata neanche una. Complimenti Dipa. Poi è entrato Gironese, gli do 6 e anche lui, raga, quando entra veramente fa i buchi per terra, cioè a una certa stava sulla destra e veramente si è incollato mezza difesa e stava. È un carro armato. Io, come dico ogni anno, Gelonese è un carro armato. Veramente non si tiene. Però vabbè, alla fine ha fatto una prestazione normale. Non ha fatto tutta questa differenza. Però comunque si è giocato bene anche lui. Gli do 6. Poi passiamo a Trillò. Gli do senza voto perché vabbè, è entrato al posto di Di Massimo e non ha fatto tantissimo. Gli ultimi 8 minuti ha giocato, però. Comunque sia, gli do senza voto, anche se non ha fatto tantissimo. Stessa cosa Piredda che è entrato insieme a lui. Anzi, qua mi dice che ha giocato 5 minuti, quindi vabbè. Facciamo 8 minuti perché poi stava pure il recupero. Comunque, queste erano le pagelle di Ravenna Samba 02. Adesso, raga, inizio un periodo importante perché arrivano il Piacenza e il Cesena, poi c'è il Vecom Verona e poi andiamo contro il Padova a Padova. E io vi dico, sono molto molto fiducioso, non ho paura, vi dico la sincera verità, come potevo avere paura l'anno scorso, magari con le difficoltà che ci avevamo, se ci chiudavamo in difesa e riuscivamo a portare a casa un pareggio era tanto. Però vi dico, con la squadra che ci abbiamo quest'anno secondo me possiamo fare belle cose, col Piacenza ce la possiamo giocare a viso aperto tranquillamente, loro sono una squadra forte, stessa cosa il Cesena, stessa cosa il Padova. Io sono sicuro che riusciamo a farci rispettare e se non vinciamo, raga, perché può succedere, non vince, comunque ne usciamo a testa alta perché facciamo secondo me una bella partita e, come e se giochiamo come sappiamo giocare è tanta tanta roba. Io non voglio dire altro perché poi non voglio portare male, quindi nel dubbio toccatevi, però sono convinto di sta cosa. Veramente Montero ha messo su una bella squadra, un bel gioco, anche se non arrivano i punti che ci meritavamo, comunque sia, non è una brutta samba. Vabbè, comunque queste qui erano le mie pagelle. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo che in descrizione qui sotto potete passare su Instagram, sulla mia pagina Instagram Spazio Samba. Poi qualche giorno fa ho aperto la pagina Facebook, quindi se volete passate qui sotto, cliccate mi piace e poi fate voi praticamente, se vi va di passare, passate. Poi trovate anche il link di Instagram di Radio San Biccio dove vado in diretta ogni domenica, a parte quest'ultima domenica che purtroppo ragazzi non sono riuscito a fare in tempo perché avevo un impegno e sono andato via. E poi potete anche seguire appunto le dirette di Radio San Biccio che trovate qui sotto. Io vi ringrazio nuovamente per la visione. Ci sentiamo domenica prossima per Samba Piacenza. E dai, raga, forza Samba e a domenica. Bella.